benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, queste sono sfumature di bianco con la Femme. Quindi sono stata omaggiata di questi 5 bellissimi bianchi che mi hanno gentilmente omaggiata la Femme e che ringrazierò sempre. E quindi adesso ve ne parlerò, vi farò vedere le varie sfumature di bianco che loro hanno. Allora, abbiamo, partiamo dal primo, questo è l'H003, questo qui, H003, e si chiama Surprise, è HD, Ultra HD, però questo è un semi coprente perlato, adesso ve lo faccio vedere. Hanno queste iridescenze rosa, violette, cioè bellissimo, non so se ve lo fa. Eccolo qua, questo è uno, dopo li andiamo ad applicare insieme così vi faccio vedere le varie sfumature. Poi abbiamo questo qui che è l'H168, questo si chiama Creamy Cake, questo è HD pigmentato, tortora chiaro, adesso lo faccio vedere, vedete infatti è un bianco tortora chiaro come potete vedere, pare che va un po' sul beigiolino diciamo. Sono veramente bellissimi tutti e 5. Poi abbiamo questo qui, aiuto, questo è l'H198, questo si chiama Milky White Rose, è HD, è un semi coprente e è bianco lattiginoso, quindi questo qui è adatto anche per fare il baby boomer, ed è questo, vedete infatti è non so perché fa sfumato. Ecco, questo qui è lattiginoso, vedete, si vede poi. Questo. Poi abbiamo l'H158, questo qui si chiama White Grey, è un HD pigmentato bianco sporco. Ecco qua. Che non mette a fuoco, aiuto che sta cascando, eccolo qua, non so se si percepiscono bene i vari bianchi, comunque dopo li andiamo a stendere insieme e vediamo meglio nelle tip. Poi abbiamo l'ultimo, questo è l'H092, questo qui si chiama White Angel, HD pigmentato, è in bianco gesso per French, questo è adatto molto per fare la French, non lascia striature, è coprente e si autolivella. Poi dopo ve lo faccio vedere meglio proprio. Prima vi faccio vedere questi, questo ve lo faccio vedere alla fine, vi faccio vedere come si autolivella, eccetera. Ed eccolo qua. Questo è proprio il bianco. Ok. Adesso andiamo ad applicarli sulle tip. Allora, adesso li sposto e ne prendo uno a uno. Allora. Io ovviamente queste tip qua ingrandisco un po' la videocamera così vedete meglio, tanto un pochino, ok. Ok, allora cominciamo subito. Allora cominciamo con questo qui, l'H003 Surprise HD ma semi coprente perlato. Vediamo un po' così da vicino se lo riuscite a vedere meglio. Non capisco perché quando lo levo da qua. Va bene, comunque questo adesso ve lo faccio vedere. Andiamo ad applicare. Vediamo un po' insieme com'è. Ah, ok. Dopo questo va messo anche sotto una base nera, mi sa che è stupendo proprio. Dopo andiamo a dare due passate come il mio solito. Si applicano sempre bene i loro semi permanenti, niente da dire. Eccolo qua, vedete, c'ha queste iridescenze, vedete? Ok. Adesso andiamo a prendere l'H168, questo qui Creamy Cake si chiama, è pigmentato tortora chiaro, eccolo, ok, andiamo ad applicarlo, wow, sì, è un bianco infatti, è una tonalità di bianco, una sfumatura di bianco che va infatti sul tortora. Bellissimo, cioè guardate come ci ho livellato da solo praticamente. Eccolo qua, questo ragazzi, non vi sbagliate, questo qui, eccolo, bellissimo.
Ok. Poi prendiamo l'H198, questo qui Milky White Rose, è un semi coprente bianco lattiginoso. Come vi dicevo, questo molto adatto per fare comunque il baby boomer. Andiamo a vedere come si comporta. Bellissimo anche questo. Allora, eccolo qua, non si percepisce, non si percepisce tanto la differenza, ma comunque anche come baby boomer, come semicoprente, guardate come ha coperto tutta la tip, si vede che questo è più bianco del tortora. Comunque, ovviamente questi qui non vado a dare una seconda passata perché comunque si vedono molto molto bene, però il primo sì. Poi andiamo a prendere l'H158, questo qui White Grey, che è un HD pigmentato, che è bianco sporco. Ecco qua. Andiamo a mettere su tip. Cioè, sono proprio bellissimi e si stendono bene come tutti i loro semipermanenti. Guardate come si autolivella, non ci sono più le righe. Eccolo questo. Non so se il videocamera rende le differenze tra i loro bianchi, tra le loro sfumature. Adesso li vado a mettere a catalizzare e poi infine vi faccio vedere l'H092. Eccomi qua ragazzi, allora, io l'ho lucidati tutti e quattro, ne manca uno. Questo qui ho dato la seconda passata, vedete com'è? Iridescente. Ho lasciato questa tip vuota perché andiamo adesso ad applicare, dopo vi spiego perché ho fatto quest'altre due, l'H092. Vi faccio vedere quanto è pigmentato. Questo è il bianco gesso per fare la French, che è dato per fare la French, comunque lo potete utilizzare anche per fare un colore monofasico, così a monocolore, non monofasico, scusatemi, a monocolore. Vi faccio vedere come non lascia le striature e come è coprente, come si autolivella. Allora, adesso lo andiamo ad applicare questa tip qua mancante. Wow, questo è proprio il bianco bomba, è un bianco proprio bianco, è un bianco bomba questo, guardate che roba. Appena lo metto, guardate come si autolivella, non ci sono più le righe. Non ve lo faccio rivedere meglio, aspettate, guardate qui fa le righe, guardate come si, oh, guardate che roba, pare una magia. Come si autolivella, guardate, vedete? Cioè, tutte ste righe, no? Guardate un po' quanto è pigmentato. Vedete? Guardate come si autolivella subito. Cioè. Eccomi qua, ragazze. Scusatemi, ma mi si era bloccato il telefono, ho dovuto riavviarlo. Comunque, avete visto? Cioè, è favoloso, proprio favoloso. Allora, qua avevo messo il nero per farvi vedere che ho utilizzato questo qua iridescente, che è l'H003. Sotto una base nera, cioè guardate quanto è bello. Avevo ripreso mentre lo applicavo, ma purtroppo mi si è bloccato il telefono. Comunque, guardate che roba, cioè veramente bellissimo. Volendo come colore lo potete utilizzare anche sopra un altro colore, credo. E sopra il nero viene questo effetto qui, è veramente bello. Anche se questo qui è un tipo di bianco iridescente, vedete che ha questi riflessi rosa viola, infatti sopra il nero fa viola. Che va utilizzato così, insomma, se uno vuole un bianco, però ci vuole avere qualche luccichio, così, ecco, che si nota un pochino di più, insomma, ecco, diciamo così. Però ho voluto provarli sotto a base nera, ho usato un altro semipermanente nero che non è della Femme perché non ce l'ho, e è veramente bello. Allora, qui ho applicato poi questo rosa qui, l'H210 della Femme, adesso ho applicato questo perché andremo a fare la French. Adesso questi due li sono dati ad asciugare lampada, insomma, a catalizzare lampada. Adesso andiamo a provare a fare la French con l'H092, che sarebbe questo qui. Come avete visto, cioè, è normale che quando voi applicate in colore fa sempre le striature, ma avete visto che comunque, cioè, si autolivella benissimo da solo, non lascia striature, guardate, perfetto. Ma anche con altri, ma questo è proprio perfetto, non lascia striature ed è molto coprente.
Non so se riuscite a capire le varie tonalità, vedete che questi due sono un po' più scuri, questo è il bianco quello sporco, questo tortora, questo è più, come si chiama, è un grigio, diciamo, white grigio, white grey si chiama, che è un bianco sporco, e poi questo bianco qua, cioè veramente belli. Ok, questo qui è quello lattiginoso, no, quello sporco, scusate, quello sporco è questo per fare il baby boomer. Allora, andiamo a vedere con il French, quindi andiamo a riprendere il nostro H092, vuoi provare a fare il French? Vediamo, dato che è fatta apposta per il French, quindi andiamo a vedere come si comporta. Adesso non state a fa caso il French mio, nel senso, non è che vada a fare una roba perfettissima. Poi no, il pennello manco adatto questo. Eccolo qua, cioè guardate che spettacolo, va benissimo anche per il French. Adesso la French non è perfetta, adesso era per farvi vedere, si è autolivellato anche questo, cioè guardate che roba, bellissimo. Ok, ritorniamo a catalizzare, poi infine li vado a lucidare. Eccoci qua, li ho lucidati, bellissimi. Allora, allontano un pochino questi qua, quindi erano le sfumature di bianco con la Femme. Ok, quindi riepiloghiamo. Allora, questo qui, ok, questo qui è l'H003, si chiama Surprise, è ultra HD ma è semicoprente per lato. Poi abbiamo quest'altro, questo, che è l'H168, si chiama Creamy Cake, un HD pigmentato tortora chiaro. Poi abbiamo quest'altro, il terzo, questo, che è l'H198, se metta fuoco, è il Milky White Rose HD semicoprente bianco lattiginoso, adatto per baby boomer. Poi abbiamo questo qua, il quarto, che è l'H158, questo qui si chiama White Grey, un HD pigmentato bianco sporco. E poi infine abbiamo questo, il classico insomma bianco, che è l'H092, che è adatto, è un bianco gesso che è adatto anche per il French, molto pigmentato, come avete visto non lascia striature, è coprente, si autolivella. E poi qui abbiamo fatto una prova insieme a fare infatti il French, bellissimo, un French proprio bello, un bianco bello acceso, insomma, potente, diciamo. E qui ho messo un semipermanente nero sotto e sono andata ad applicare l'H003, questo qui, semicoprente per lato, sopra il nero, e dà questo effetto qua molto molto bello. Volendo lo potete utilizzare, credo, anche sopra altri colori, ho fatto una prova ed eccola qua. Quindi niente ragazzi, questo qui, questo è tutto, questi sono i 5 semipermanenti che mi hanno omaggiato gentilmente la Femme, quindi Alias Cosmetiche, che ringrazio infinitivamente di cuore e sempre. Queste sono state quindi le sfumature di bianco con la Femme, e se siete interessati ad acquistarli io vi lascerò come sempre sotto questo video, andate nell'info box, il link del loro sito Alias Cosmetics. Così ci cliccate, vi apre la pagina, vi porta direttamente al loro sito dove potete acquistare i loro semipermanenti. In più vi lascerò anche il link della loro pagina Facebook, e che loro vi rispondono se avete volete qualche informazione o qualcosa, volete chiarire un qualcosa eccetera eccetera, loro vi rispondono subito, sono molto molto cordiali, sono bravissimi.
Io niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se è stato così, mettete un pollice in su. Questi sono i bianchi che hanno loro, delle diverse sfumature. Sotto il video, se volete, commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!